La maggiore del sito di Atlante Bè è la sua lunghissima storia millenaria che comincia nel VI millennio a.C. fino ad arrivare ad una fase in cui il sito entra nella sfera di influenza ittita, quindi diventa un centro ittita sull'Eufrate, perché Atlante Bè si trova a pochi chilometri dalle rive dell'Eufrate e diventa una frontiera per l'impero ittita. Quando l'impero ittita crolla, Atlante Bè non collassa come molti altri centri caduti sotto l'influenza dell'impero centro-anatolico, ma al contrario diventa più potente e diventa capitale di un regno autonomo, il regno di Melid. Questa lunga storia si può ricostruire grazie al fatto che Atlante Bè è un tell, cioè una collina artificiale nata per la sovrapposizione di tanti abitati nel corso di vari millenni. So we removed first the latest floor, then we are we removed the second one, and then now we are removing the walls and going down. Hopefully we will reach this level with this big structure that we don't know what it is, but perhaps it is a temple. So because it's going here, it's very big around. And this isolated. Right. There is no other walls related to it. Right. So at the beginning of Late Bronze Age, the entire mound was occupied. Uh-huh. And then in the second phase of Late Bronze Age, when the empire started to have strong connection here, the town started to become smaller and fortified. And in the Neo-Hittite period, even more. So it's a citadel, citadel surrounded by these big walls. So probably the population lived outside, around, maybe in a lower town. Right. We have to look for it. Questa capitale è costituita da una piccola città, con una cittadella fortificata, con delle mura possenti e con una porta urbica che nell'ultima sua fase aveva dei leoni di pietra all'ingresso con dei bassorilievi che sono ancora oggi al museo di Ankara e che hanno reso famoso il sito. La storia gloriosa del sito si conclude nel primo millennio a.C. perché questa città viene distrutta dal re assiro Sargon II. Il ruolo politico centrale di Atlante Bè in realtà è iniziato molto prima delle fasi ittite e neo-ittite, cioè nel quarto millennio a.C. A quel periodo risale un grande complesso monumentale di edifici in mattone crudo che costituiscono quello che oggi possiamo definire il primo palazzo conosciuto fino a questo momento. Questo complesso aveva il suo cuore economico in un complesso di magazzini in cui si conservavano derrate alimentari e che venivano redistribuite sotto forma di pasti a dei lavoratori, presumiamo. Tutte queste operazioni avvenivano sotto un controllo amministrativo rigidissimo che si svolgeva mediante l'apposizione di sigilli su grumi di argilla, che noi chiamiamo cretule, che sigillavano i contenitori. Abbiamo trovato più di 6.000 e ci ha permesso di ricostruire il funzionamento di questo sistema amministrativo che dimostra la nascita della burocrazia e di un sistema di funzionari che erano addirittura organizzati in forma gerarchica. Quindi questo è importante perché è una sorta di esperimento nuovo, innovativo, non solo di costruzione di una sede del potere, ma anche di un sistema di potere che noi definiamo Stato, cioè l'inizio delle prime formazioni statali.
Al palazzo si entrava attraverso un lungo corridoio che portava in un grande cortile dove probabilmente il pubblico si raccoglieva e oltre il quale non poteva andare. Nel percorso lungo il corridoio il pubblico vedeva delle pitture parietali in cui c'è una rappresentazione anche di figure umane. L'accoglienza del pubblico avveniva attraverso un cerimoniale molto ben definito. C'erano due piccole piattaforme di fronte ad una piattaforma che era la base del trono dove sedeva l'autorità e alle spalle di questo personaggio importante seduto c'era una grande stanza con due finestre e una piattaforma con un focolare. Questo fuoco, attraverso la finestra, si vedeva alle spalle del personaggio seduto. E questa impressione è confermata dalle pitture stesse. La rappresentazione che avevano sulla testa non erano capelli, come all'inizio poteva sembrare, ma era probabilmente proprio la rappresentazione delle fiamme. La possibilità di ricostruire fin nel dettaglio questa storia millenaria, cogliendo anche aspetti così particolari come appunto la ricostruzione di scene che noi non vediamo più, è dovuta all'impegno costante e appassionato di generazioni di archeologi, di operai, di studiosi di varie discipline che al progetto Atlantepé hanno dedicato gran parte della loro attività professionale e in alcuni casi anche della loro vita. Tornati i leoni veri. Questo complesso di edifici, oltre ad aver restituito una grandissima quantità di materiale archeologico che ha consentito la ricostruzione storica di questo periodo, ha un altro aspetto fondamentale, cioè lo stato di conservazione delle strutture. I muri sono alti più di 2 metri, sono conservati anche gli intonaci originali alle pareti e dei dipinti parietali. Quindi nel corso dei tanti e tanti anni di scavo sono state progettate delle coperture provvisorie e grazie a questa attenzione questo insieme di edifici è oggi interamente e perfettamente conservato. Per cui si è deciso di musealizzarlo, cioè renderlo visitabile e fruibile da un pubblico più vasto, che non siano solo gli archeologi o i colleghi che ci venivano a visitare. Ci deve essere prima una introduzione generale in cui fai la storia del sito, una parte certo. In cui tu racconti come queste colline siano in realtà la custodia del tempo di un sacco trascorso, di tempo. No? Quindi certo. Gli fai sentire la percezione dei millenni che sono passati, che si sono materializzati in questa collina. È iniziata la progettazione di una copertura definitiva, molto complessa, perché bisognava tenere conto di tanti aspetti estetici, conservativi e anche, diciamo, di plausibilità storica, cioè non volevamo fare coperture invasive. Wow, it's changed a lot with these. Oh wow, I like it. This is my first visit back to Aslantepe after 14 years. I was a student working here in 1997 and the walls I would find were preserved to, you know, half a meter or something. And then to come to this place and to see the walls of this height, I mean, it's still moving to me to have been part of that. Uh.
Grazie al tipo di musealizzazione che è stato fatto da Aslan Tepe, oggi il pubblico può percepire il luogo in cui è avvenuto un fenomeno cruciale per la storia delle società umane, la nascita dello Stato. Per questa ragione il sito è oggi in attesa della iscrizione alle liste del patrimonio dell'umanità UNESCO.